Rieccoci amici telespettatori, buona serata a tutti voi. Allora, un pomeriggio lunghissimo, l'avete seguito, Campobasso che ha vinto la Coppa regionale a livello di massimo campionato molisano. Poi il Lagnone che è riuscito a piegare, sia pure a fatica, la Miternina in una gara di recupero. Insomma, non sono mancate le emozioni. Anche perché, insomma, Lagnone era stata veramente molto fortunata, stava perdendo 2-0 domenica scorsa in casa, sempre con la stessa squadra. Poi una nevicata, neanche troppo copiosa, ma utile per il rinvio della partita e quindi il replay in questa circostanza. I miei ospiti, ai quali se ne dovrebbe aggiungere un altro se il treno da Riccia dovesse arrivare in tempo utile. Infatti è il presidente del Riccia che stiamo aspettando. Intanto, gli ospiti che sono qui con noi, eccoli qua. Questo giovanotto con gli occhiali, credo che lo conosciate da quando era un giovanotto vero. Franco Mancini, ciao avvocato, Ciao, buonasera a buonasera a tutti, te. buonasera a tutti. Ciao, benvenuto. Poi abbiamo un altro giovanotto con gli occhiali, qua questi a una certa età hanno tutti gli occhiali da intellettuali, che lo siano o meno, però gli occhiali se li mettono. Mario Vavolo, ciao Mario, Buonasera, grazie con il dell'invito. capello alla moda da fraticello, perché poi Sì, sì. questa va di moda, mo, i calciatori così. Questo giovanotto con la barba un po' trasandata, lo conosciamo tutti. Qual è la tua città di origine? Io sono nato ad Ancona, Tu anche sei nato se ad sì, Ancona, tutti ecco. pugliesi. Perché noi gli stranieri li mettiamo là, a voi due ci pensa la Chienge, a tutelarvi. Siamo inclusi. Allora, questo giovane simpatico che ha conquistato non solo le ragazze campobassane, ma un po' la simpatia nella nostra città, è Mimmo Sabatelli, uno sportivo a tutto tondo, in Grazie. modo particolare innamorato del basket. Ciao Mimmo. Ciao Gennaro, grazie, buonasera a Quest'altro tutti. giovanotto veramente si mantiene bene, ma guardate sto cacchio di parpiglia, poi si sta facendo una grattata sotto Però le no, già l'ho braccia. fatta prima, dire la verità. È Gli vero? occhiali ce l'ho nascosti comunque. Ah, gli occhiali ce l'ha nascosti. Era un ragazzino, io l'ho conosciuto che teneva 18 anni, era magrolino proprio con quella maglietta rosso-blu che avevamo, ti ricordi con le strisce strette addirittura? 17 anni. 17, ancora non teneva neanche 18 anni. Sono arrivato che E tu cioè, sei ero rimasto minore. con un fisico asciutto come un Ti letto, però ne hai ringrazio. fatta di strada. Abbastanza, sì, nel mondo dello sport. Consigliere Campobasso, regionale, Campobasso mi ha con dato delega allo tanto. sport, insomma, sai tante cose Campobasso è stata belle. la mia fortuna. Campobasso è stata la tua fortuna, va bene, hai visto? Come trattiamo bene? Alla Chienci ieri dovevate dire, guardate che noi questi qua, gli extracomunitari, ci trattano bene. E Ma lei l'ha invece, detto l'ha comunque, ha detto? detto una terra straordinaria, Ah, quindi così avete detto? Dice, una terra della, la terra dell'accoglienza per eccellenza, io sono quindi. un extracomunitario, vengo dalla Calabria, Allora, Brancaleone. eravamo noi extracomunitari. Eh? Allora eravamo noi Sì, ma lo possiamo extracomunitari. dire che tu sei di Brancaleone. Eccomi, non lo sanno tutti. Sono, Sì, ormai ma... sono molisano, Ma quel famoso campobassano. film di Vittorio Gassman fu ispirato proprio No, lì. no, no, quella è l'armata Brancaleone. Ah, È ma una cosa diversa, non erano due concittadini. non c'entrava niente col Non paese, eravate voi. no. Franco, tu che sei l'intellettuale È vero, così, è secondo così. te È così, è così. No, no, la no. sua versione o quella che ho accreditata La io? versione di Parpiglia. Di Parpiglia. Vabbè, tu poi sei diplomatico al massimo, tu vai, non ti prendi mai. Così le tue responsabilità fino in fondo, dici, ah, dici perché devo polemizzare con questo che poi mi può essere utile perché ormai è un pezzo grosso. Anche tu mi puoi essere Eh, ma partiglia un po' di utile. più, boh, così. Va bene, amici, benvenuti. Avete capito già il clima? Qua è un po' un clima di cazzeggio, si scherza, si gioca, poi Bel si clima, parla sì. un po' anche di sport, parliamo anche, soprattutto di sociale che ci piace. Andando a scovare anche delle clip simpaticissime. Allora, di voi nessuno viene al campo sportivo a seguire il Campobasso, neanche Carmelo Parpiglia. Sono all'inizio, ho fatto quasi tutte le partite e le ho seguite, almeno Ma le allora c'era la 3-4. campagna elettorale, No, forse. no, no, dopo la campagna Dopo elettorale, la a campagna. settembre, quale No, ma adesso campagna? non me lo ricordo. A settembre, le prime Vedi che partite, ha le ho ragione seguite tutte. Poi Parpiglia. devo dire,
Non perché non ci voglio andare, perché ogni domenica quasi sempre vado in un... L'altra domenica sono stato al Calcio 5 a Isernia, domenica scorsa sono stato a Ripalimosane per vedere il basket. E al basket non è venuto mai. Adesso me l'ha detto, la prossima volta andrò, anche perché mi auguro di portare fortuna, perché dove sono andato fino adesso ho vinto. Quindi chi mi invita c'è questa possibilità. No, vabbè, questo... Beh, bisogna dirlo, insomma, ma simpaticamente, perché sì. Poi se Mimmo si è così ben sistemato in mezzo a noi ed è diventato anche un capopopolo, tu, sia pur con un garbo diverso, con un comportamento diverso, sei riuscito a conquistare anche i voti, tra parentesi, perché insomma Mimmo nessuno lo ha votato, perché mi pare che pure se è candidato... Ma noi il primo anno, no, il primo anno noi partimmo insieme tantissimi anni fa. Io più di una volta gli ho detto a Mimmo, candidati, perché secondo me hai tutte le possibilità per poter emergere, perché chi viene dal mondo dello sport comunque ha una grinta particolare e lui ce l'ha. Se poi modera un attimino anche il suo comportamento, ma ultimamente già l'ha fatto, quindi può unire grinta, intelligenza e anche moderazione. Franco Mancini, buonasera a te, lasciamo stare un po' gli amici anconetani e quelli di Brancaleone, come si chiamano? Brancalesani. Brancolesani, quindi vabbè, lasciamo perdere. Qua bisogna veramente studiare la glottologia qui per sapere un pochino tutto. Allora Franco, tu ancora non ti sei riavvicinato personalmente al campo basso calcio, anche perché spesso sei impegnato anche col basket, perché? Sì. Ma prima di tutto perché avevo questo e ho questo obbligo morale verso il basket, e Sabatelli me ne è testimone, quindi c'era questa priorità. In secondo luogo, quando si fermerà il treno di Riccia, avremo conferma. Speriamo che vado a seguire le partite di mio figlio tutte le domeniche, che gioca a Riccia, e quindi ho queste priorità. In comunque Riccia, resto sempre vicinissimo. Peccato che stasera non sia presente il suo allenatore, ma sta rischiando brutto perché è terzo in classifica, gli ho detto. Lo so. Corre il rischio di non ritrovare la panchina mo che rientra da Napoli, perché oggi mi ha detto che andava a Napoli a trovare i genitori e fa una cosa carina. Mario, invece tu segui sempre le Agli? Sì, io mi piace la tua costanza. Tecnica da con Carmine, da 18 anni io e Rienzo siamo insieme. Tu e Parpiglia, lui arrivò a 18 anni, tu invece hai fatto 18 anni delle Agli. No, nelle Agli. Nelle Agli gli ultimi 8 anni. Poi siamo stati a Ferrazzano. Lunga militanza. Sì. È vero? Sì. Oggi avete seguito un po' perlomeno le sorti del campo basso per quanto concerne la finale. Non era una finale interplanetaria, però insomma. Credo anche che il primo sms che è arrivato a Giulio Perrucci sia il mio, perché esattamente al termine dei 95 minuti, perché sono stati. Ha fatto 5-6 minuti di recupero, sì. L'arbitro. Sì. No, ho seguito, bisogna dare merito al Fornelli che fino a 20 minuti alla fine la partita è stata È stata in grande equilibrio, anzi forse Fornelli ha avuto anche qualche occasione in più. Al primo minuto ha avuto una palla gol clamorosa. Sì, sì. Allora vediamo soltanto qualche immagine della partita e soprattutto la parte conclusiva in cui c'è stata effettivamente la festa. Ecco qui, qua Cianci ha fatto veramente un bel pezzo, un bel numero. Sì, Carmelo, tu come lo avresti marcato da difensore di qualità? L'unica possibilità era anticiparlo, è stato più bravo lui a anticipare il difensore, è proprio stato un gol d'anticipo, quindi... Sì. Ecco qui, rivediamolo qui. Cioè, sulla palla sto ragazzino come è bravo. Sulla palla che rimbalza. Guarda come è bravo, ci ha messo il sinistro, Ha ragione Franco, il difensore era in anticipo. Lui ha anticipato il difensore. Sì, ha messo dentro un bel pallone, qui è il secondo gol, ancora Cianci che sviluppa l'azione sulla destra, poi c'è una ribattuta del portiere. E Vitelli che segna il gol della sicurezza. Ora c'è da dire questo: in genere chi è un ex, quando dovesse segnare, in genere si è parsimonioso nel modo di esultare. Questo qui sembra un invasato, o no? Però ho sentito perché avanzava dei soldi da fare. No, gliel'hanno chiesto, ha detto che lui l'anno scorso c'era rimasto molto male nell'aver perso questa coppa, quindi era una sua. Probabile sì, ma sfogo. Aveva cambiato sì, lo so, vabbè, però
Io credo che questa sia una moda anche un po' particolare, perché il rispetto verso le vecchie società, le vecchie squadre, non si vede se uno non esulta o meno. Credo che i rapporti umani sì, sono quelli molto importanti, di correttezza e di rispetto. È normale che un gol in una finale, io credo che l'emozione è talmente grande che non capisco il perché uno non debba poi esultare per una cosa. Io vi devo dire che comunque questi erano emozionati veramente. Sì, sì, hanno sì. intervistato gli inviati della nostra testata a Lazzarini, che è anche il cannoniere, quindi è abituato, insomma, c'ha pure i suoi 31 anni, non riusciva a parlare alla fine, sono troppo emozionato. Ma è mai possibile, Carmelo, tu che hai giocato? No, vabbè, vincere... Qui siamo ai piccoli livelli. Ho capito, ma vincere è sempre importante, cioè poi comunque è una finale a livello regionale, è un inizio di un percorso del Campobasso Calcio che mi auguro possa avere dei risultati successivi anche in altre categorie, e quindi è giusto che sia così. L'entusiasmo paga sempre, quindi se questi ragazzi evidentemente se si emozionano significa che sono anche puri e forti dentro, e va bene così, insomma, ecco. Allora Mario, la partita l'ha spaccata un ex degli Acli, Cianci, Francesco Cianci, da non confondere con Nello, perché segnerebbe un gol manco con me in porta. È il figlio, no? Sì, sì, è il figlio. Ma se noi andiamo a vedere nella rosa del Campobasso, ma sicuramente, scusa se interrompo, no, la velocità non è del padre, perché è stato di una rapidità unica, quindi bravissimo. Diciamo, nella politica nuova del Campobasso ci sono 8 ragazzi che provengono dalle Acli, quindi 2 hanno giocato e gli altri erano in panchina, più un Guglielmi, che è un giocatore che noi avevamo a Ferrazzano insieme al figlio di Franco. In quell'anno noi demmo filo da torcere alle Acli. Era una coppia veramente vincente, il figlio e Carmine Guglielmi erano sui 20. Ma sta avvocato Antonio Mancini, c'ha un excursus ricchissimo. Sì. Ma infatti Guglielmi, se non tutti quei voli, aveva la spalla del figlio che era veramente particolare. Bene, insomma, abbiamo visto in che modo anche il giovane Cianci ha esultato, va di moda togliersi la maglia. Lui teneva la maglietta della salute sotto, mentre a Cagliari la settimana scorsa, sì, a fine partita la tirava un vento pazzesco, faceva un freddo. Muntari del Milan a fine gara ha consegnato la sua maglia non so a chi ed è stato in campo come un bronzo di Riace per tutto il tempo. Ho detto, guarda, sto ragazzo qua veramente c'è una salute di ferro, non so se avete visto che fascia di muscoli che c'ha questo giocatore. Però a proposito di questa partita Cagliari-Milan, ci sono tanti modi di esultare anche a livello giornalistico, non so se voi lo conosciate o meno, a Tiziano Crudeli, che è un ultra, che per fare i suoi show in televisione lo pagano pure, pensate un po', non è un giovanotto, quindi capirei che questo entusiasmo lo tirasse fuori un giovanotto. Lui è attempato come più di me, ma guardate che riesce a fare, guardiamo un po' questa clip. Questo anche al processo di Biscardi, aveva questi atteggiamenti. Sì. Ma mo ha cambiato processo, vediamo un po' che è successo. Lui è un milanista, eccolo qua. Robinho, tira! Oh, palla gol per il Milan, Balotelli, Robinho, conclusione da fuori. Tira! Oh! Errore incredibile! Cagliari in vantaggio! Un altro errore! Un'altra leggerezza difensiva! So io vincerò, reach it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break. Secondo palo, onda in aria, onda, prova il tiro, Murato respinto. Mannaggia, sto giapponesino, santa polenta, 3 gol mi ha sbagliato. Balo,
Balo, balo, balo, balo. Balo, 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 balo. Gol! Balotelli la mezza! Balotelli! Se Santelli segna Balotelli! E la gol di Balotelli! La mezza! Con un chilo a girare! Io vado a baciare due donne, non una sola. Ne bacio due di donne. Due donne. Uno onorevole. Onorevole, ti bacio. Ma no, devo tranquillizzarla perché la già la vedo una ricola, per cortesia. Ti amo. Yeah. Ti amo. Sono tre le donne. Balotelli la messa. Sono tre le donne. Balotelli. Palacio. It won't fly the seven seas for you. Cause it didn't leave my room. But it waits the hands of someone else. Garbage man. Cause it... Il pazzo la messa! Il pazzo la messa! Gol! Gol! Pazzini! Ce ne si illumi di un angolo! Di testa sotto misura! 2-1! Il pazzo! Il pazzo la messa! Grazie Inter! Ed è gol, ed è gol, Pazzini la messa, ed è gol, 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 Pazzini, 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 ed è gol. He reaches out only to catch the sky, but it's gone with the wind. I gotta say, è finita! Stiamo arrivando! È finita! È finita! Allora, amici, detto questo, non lo so, secondo te, Franco, questo recita? O è pazzo proprio da legare? Professione di esagitato, secondo me lo fa proprio per professione. Assolutamente. Quindi è il copione che deve al 100% deve recitare. Sì, sì. Mario, tu sei d'accordo? Non fa onore a voi rossoneri. Ma io credo un agitato, per cui sto ragazzino che oggi si è tolta la maglia è un fiore proprio lanciato così in un campo. Nel frattempo è giunto a rinforzare il nostro parterre anche Davide Morrone, sì. Eccolo qui, buonasera, buonasera. Il treno da Ricci è arrivato con un po' di ritardo? Un po' di ritardo, un imprevisto ho avuto, quindi ho fatto un po' di ritardo, perciò... Eh sì, ma i treni nel Molise funzionano così come no. Funzionano? Per fortuna Ricci non c'è, quindi... No, non c'è. Allora, benvenuto, presidente del Riccia? Sì, dell'Olimpia Riccia. Olimpia Riccia, perché sì. Insomma così... È vero che avete esonerato l'allenatore? No, come possiamo esonerare Massimo Barometro? Perché per contratto non si può esonerare? No, per amicizia, per vari motivi. Ah, quindi per amicizia, non per qualità. Abbiamo capito perché ci rimane. E quando sarò io a Riccia ci sarà sempre Massimo Barometro, quindi non ci sta problema. Questo è un problema. Ma insomma, sto fra... come si fa sto calcio dilettantistico nel Molise? Io anni fa prendevo in giro un po'... come si chiama Lozzi di nome? Umberto Lozzi, ho detto, guarda, hai messo proprio la corazza, perché presidente della squadra era la moglie. Allora, di conseguenza, fino a quando... poi meno che... Era blindato, insomma. Era, tra l'altro, la società loro l'acquistarono da noi, praticamente, dalle mani di mio padre, acquistarono la società US Campobasso 1919, è nata nel 2003, mi sembra, quando noi abbiamo venduto il titolo proprio a Umberto Lozzi, Franco Palladino... L'avvocato Luigi Valente venne a Riccia. Mi ricordo poi quando fecero la presentazione a Vinchiatura. Sì. Ah, quindi nasce? Dalla società Riccia. Allora si chiamava società Riccia. Quindi un pezzo di Coppa Italia l'hanno vinto anche loro. L'avete vinto voi. Ma papà chi era dei tanti Morrone che hanno giocato al calcio con la maglia di Riccia? Papà ha fatto 15 anni il presidente a Riccia, ha giocato con l'Olimpia... Quindi è stato molto importante a livello calcistico nel nostro paese. E adesso purtroppo ci sto io che... Come vi mantenete? Un po' di sponsor, un po' la gente viene al campo, abbiamo fatto abbonamenti, abbiamo fatto lotterie. Ah, quindi vi date da fare? Sì, sì.
Questo signore con gli occhiali è un dirigente, un tecnico delle Acli. Sì, Campobasco. Lo conosco di vista. Lo conosce. Sì. Va bene, così. Siamo alle loro spalle. Sperando che arrivino 10 punti dietro di noi, così non facciamo non fanno play-off. Play-off. Sì. Ah, perché sì. Fino al sì. Terzo. Ah, fino al terzo ci sì. Sta. E chiedo scusa. Antonio Mancini come si comporta? No, ragazzo, un 6 meno meno ce lo mettiamo di no, più? No, di più. Ah, di più? Non grazie. È perché c'è il padre, però. Caffè pagato. Grazie. Va bene, allora detto questo. Carmelo Parpiglia, qualche settimana fa la regione, e per la fattispecie Carmelo Parpiglia che è il consigliere delegato, ha organizzato una bella cosa. La giornata dello sport. Avete speso 45.000 euro per una sola giornata, che dici? Ma insomma avete ottenuto anche 45.000 euro non ci sono in tutto il bilancio. Una certa risposta, eh? 50.000 alla fine. No, lo so che sta scherzando, lo diciamo sì, anche sto scherzando, sì. A costo zero, assolutamente, anzi abbiamo fatto di tutto. Ci avete pure guadagnato. No, guadagnato. Vabbè, se avessimo fatto pagare tutta la gente che ha partecipato. E non venivano tutti, dici. In effetti, no. Allora. No. All'Odeon, io lo chiamo ancora l'Odeon, quello era il mio cinema, all'Ex Gil, è vero, c'è stava tanta gente, faceva un caldo pazzesco perché, non lo so, perché il riscaldamento era così alto, perché questo adesso, casa mia che lo pago io è sempre basso, no, lo so. Lì che lo pagano gli altri è sempre così bollente. Gennaro c'era tanta gente, quindi... Ah, quindi la carica era umana. Era troppo... Vabbè, grande partecipazione, è stato veramente... È una grande soddisfazione, contento. Molto molto contento anche per la partecipazione anche degli ospiti di qualità, da Rocco Sabelli che ha fatto un intervento veramente di spessore, a Fabricini segretario del CONI, lo stesso Dal Monte, il professore dell'università Crosa, voglio dire è stato un bel evento, è stato un momento di grande attenzione verso lo sport con la speranza appunto che la programmazione regionale possa destinare le risorse adeguate, cosa che non è stato fatto fino all'anno scorso, perché nel momento in cui siamo entrati, per quanto riguarda il capitolo dello sport c'erano zero lire, altro che 45.000 euro, non c'eravamo. Quindi allora possiamo smentire? Assolutamente. Quindi i soldi pubblici non sono stati impiegati, no. Che pure non sarebbe stata, Franco, diciamo la verità. No, abbiamo speso... Per realizzare certe cose, e quella è stata una cosa allora, positiva. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo speso intorno ai 4-5.000 euro, ma per le cose proprio che non si poteva fare a meno di poterle spendere. Le spese vive, veramente. Proprio le spese vive, le luci, qualche rimborso, molti sono venuti, ho fatto di tutto, per esempio Crosa, lo devo ringraziare pubblicamente, l'ho fatto anche sul palco, cioè è venuto senza rimborso. Lui inizialmente aveva chiesto 2-3 mila euro, io ho detto guarda noi ti vogliamo a tutti i costi perché sappiamo della tua capacità, della tua, però non possiamo rimborsare perché le risorse non ci stanno. È partito da Roma, è venuto insieme a Fabricino. Il treno è arrivato in tempo, non no, è come quello di Riccia. Macchina, sono venuto in macchina, il treno di Riccia è arrivato. Senti, ma il tuo leader è ancora Di Pietro? Il mio? Assolutamente sì. Sei sicuro? Assolutamente sì. Di Pietro. È un uomo di grande generosità e io fino a che lui sarà in campo sarò leale con la sua leadership, perché è un uomo, innanzitutto un uomo molisano che ha dato in passato molto anche rispetto a finanziamenti che adesso tardano pure ad arrivare, ma poi è una persona molto generosa. Molto sai che ha inciso... Un DVD bellissimo. Sì, sì. Ha avuto anche successo in Sardegna, evidentemente. No, ha inciso un DVD con un successo, un rap. In Sardegna, sì. Per la campagna fatto, elettorale. L'ha fatto a Campobasso. Quale? Ha un altro ancora? Ha venduto circa 100.000 copie. Adesso lo vediamo. In Sardegna. No, in Sardegna è vero. Non lo capiscono in Sardegna quando parla di Pietro. Il punto centrale da capire è perché si è infilato un virus. Il punto centrale da capire è perché si è infilato un virus. Quindi chi me lo fa a me? Se a chi me lo fa a me? Voglio dire cittadino deve licenziare, prezioso, oggi più che mai, lo sai, già, chi me lo fa a me, se, chi me lo fa a me, voglio dire,
In Italia quindi la diagnosi finale è che ci troviamo di fronte a un malato. Via! È carino, no? Fortissimo. Chi l'ha comprato? Ha pigliato una chicca, veramente, Franco, sei d'accordo? Ma guarda come sono intelligenti questi ragazzi, questo l'ha fatto un ragazzo campobassano, quindi... Che ma qualche anno fa, però, voglio dire, non è recente. No, mi sembra... No, non è recente. Mi sembra prima della... Filmati. Prima che venisse trombato. Sì, sicuramente, è molto più giovane qua. Eh sì, va bene, ma adesso si rilancia. Ce lo auguriamo, io penso che per quanto riguarda le europee possa essere di nuovo in campo e cercare di un rilancio, anche perché comunque serve anche alla coalizione di centrosinistra, sempre una figura di spicco, una personalità forte e importante. Per quanto riguarda il Molise, evidente potrebbe che far bene alla nostra regione, se si tornasse di nuovo in auge e potesse avere, come dire, potrebbe essere un punto di riferimento anche a livello europeo per quanto riguarda la nostra regione. Allora, noi passiamo così modulando da una cosa all'altra. Franco, parliamo seriamente. Allora, perché finora non avevamo parlato? No, abbiamo detto politiche di Pietro, le canzoni, tutte queste cose così. Sai perché fa così Franco Gennaro? Perché mi vuole bene. E ci mancherebbe. È arrivato, quindi io... Allora, parliamo un po' seriamente adesso. A proposito del Campobasso, abbiamo visto quando l'amico Davide ancora non era presente con noi, praticamente questa gioia odierna dei giocatori, insomma, di questa fresca dirigenza che avrebbe bisogno di essere supportata da un numero un po' consistente di operatori per dare un presente e soprattutto un futuro. E allora, tu pensi che alla fine di questa stagione dovremmo girare ancora col cappello in mano o si stanno già gettando le basi per poter affrontare la Serie D, che poi l'anno prossimo sarà la quarta serie, nel vero senso della parola, con un minimo di tranquillità? Ma diciamo subito che questa è anche la vittoria proprio del comitato dei tifosi, di chi ha creduto nel fatto che ci potesse essere una rifondazione del Campobasso. Con grande umiltà sono partiti consapevoli che c'era questo salto di categoria, però ne parlavamo prima, nel calcio come nel basket, negli altri sport, non è importante la categoria ma come la si vive, insomma. E noi, sai, la C2 che cosa è stata, sai anche il contributo personale dato per la fiduzione e tutto il resto, però sicuramente è stata una categoria che non è stata vissuta, non è stata partecipata dalla gente. Inutile ritornare ai perché, sappiamo che purtroppo per certi versi la dirigenza Capone è stata, la presidenza Capone è stata un po' respingente. Ora, è chiaro che sulla scia di questo ritrovato entusiasmo, che è palpabile, insomma, appunto, riuscire a godere di tanto entusiasmo, di tanta partecipazione per una vittoria in Coppa Italia di eccellenza, di regionale, quando appena pochi mesi fa si faceva la C2, vuol dire che c'è un rapporto forte, emotivo. E su questo, naturalmente, bisogna saper andare in scia. Chiaramente anche con supporti finanziari, però mi sembra che questa sia già una squadra che in interregionale potrebbe fare bene. Secondo me il grande errore, ma conoscendo Giulio Perrucci e tutti gli altri, penso che questo errore, Edoardo Falcione, Marco Meo, credo che questo errore non sarà compiuto, quello di farsi prendere la mano e quindi di perdere invece quel rapporto con il realismo che ha caratterizzato questa stagione, la sta caratterizzando benissimo, non solo dal punto di vista dei risultati, ma proprio dal punto di vista della coesione, dell'ambiente. Caro Mimmo Sabatelli, tu vieni dal basket, tu vivi il basket quasi a tempo pieno, insomma, è sì, vero? Sì, abbastanza. Però, insomma, avere una squadra, quella di calcio, che le vince tutte, insomma, non è poi una cosa così consolidata, perché dicono tutti, che ci vuole a battere il Fornelli? Il Milan ha preso 4 pere dal Sassuolo, quindi anche lì, insomma, che ci vuole a battere il Sassuolo? Il Napoli oggi ha preso 3 gol dall'Atalanta, e non mi sembra che sia tutto così
predefinito ancora prima di giocare. Assolutamente, come dici tu, nello sport non c'è nulla, nulla è dato per scontato. È normale che la forza del campo basso è proprio quello, è quello di essere sempre concentrata e di non sottovalutare nessuno, anche perché io credo che qualsiasi squadra incontra adesso il campo basso voglia essere la prima squadra eventuale a fare anche un solo pareggio, che è come vincere, perché oggi come oggi il campo basso ha creato veramente un qualcosa di importante. Io sono contento perché Franco lo sa, con Giulio sono cresciuto, quindi Giulio e Franco, noi ci sentiamo molto spesso, perché Giulio comunque anche nel mondo della pallacanestro mi ha dato una mano, ci dà una mano, e quindi è normale che il suo primo amore è il calcio, e io gli auguro veramente tante soddisfazioni, perché è un ragazzo che anche in passato ha dato tanto e credo che forse non abbia avuto lo stesso, cioè per quanto ha dato. Io mi riferisco a diverse delusioni che anche in passato ebbe, dove alla fine fu messo un po' così ai margini. Quindi io sono contento di questo, e come dici tu, loro non devono mollare nulla, devono sempre stare concentrati. Oggi è la dimostrazione, perché nel campionato avere tanti punti di distacco forse ti danno anche quella serenità che ti possono pure far scendere un po' la concentrazione. Oggi in una partita secca, dove tutto è possibile. Sì, perché è in palio adesso. Ma l'hanno avvertita forza da un punto di vista emotivo. Ma è normale, perché una squadra che ha 15 punti di vantaggio, anche se perde una partita, non è un problema. Oggi come oggi, se perdeva il campo basso, andava via una manifestazione alla quale ci tenevano tanto, perché loro tengono tanto a questa accoppiata. Quindi io ritengo che oggi il campo basso abbia dimostrato, per chi non ne aveva la consapevolezza, una forza incredibile, perché poi ha avuto delle difficoltà, è stata tranquilla, calma, e poi alla fine io credo che comunque abbia vinto una partita, perché come hanno riconosciuto i ragazzi del Fornelli, il campo basso sicuramente è la squadra più forte. Io voglio chiedere a Davide Morrone, presidente del Riccia, invece, se le prime due sono del vostro girone sono praticamente imprendibili. Perché? Abbiamo 5 punti dietro la seconda, ci mancano ancora 11 partite. Come abbiamo fatto noi il passo farsi in casa con l'Acri Torre Magliano, lo possono fare loro. Noi siamo lì, aspettiamo. Intanto dobbiamo vincere, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Poi lottare contro due realtà più grandi di noi, perché la prima è dei Piedimonte Matese, c'è una realtà con Caserta là vicino che non potevamo competere. Quindi diciamo che è un po' più apprezzata. La seconda è Pugliese, c'è Lucera a 10 minuti, Foggia a 20 minuti, eppure un'altra realtà che ha più mezzi rispetto a noi. Noi siamo la quello prima che mi immaginavo, e forse la domanda proprio questa voleva. Noi come siamo risposta. La prima delle Molisane, e siamo contenti già di essere la prima delle Molisane in un girone dove ma diciamo siete pronti per fare l'eccellenza l'anno prossimo? Siamo pronti, intanto andiamoci e poi vediamo. Cioè, sta tutto lì. Intanto vinciamo, arriviamo terzo a 10 punti o secondi, e poi faremo pure l'eccellenza senza problemi. Il campo lo permette, la gente ci segue. Ve lo auguriamo, senza togliere niente agli altri. Io sono molto affezionato, molto grato a Riccia. I miei primi anni di insegnamento, 10 anni, ho passato meravigliosamente, ero giovane. Ecco, e quindi stavo veramente, non mi pesava neanche la pendolarità, si stava così bene, perché quando si è giovani si è giovane. Poi a Riccia siete stati magistrali nell'ospitalità. Carmelo, invece, il nostro allenatore del campo basso Farina, ecco, da quello che ho capito, mi diceva pure Franco, non è uno che si spende molto in estetica, è vero? Guarda molto alla sostanza, prima non prenderle, tanto poi prima o poi qualcosa succede. Ti è capitato anche a te nella tua carriera, fra i tanti allenatori? Vabbè, a Campobasso è stata la nostra forza, voglio dire. Gli anni 80, poi Franco, vabbè, anche tu l'avete vissuto, insomma, avevamo una squadra che era organizzata proprio per non prendere gol e poi magari in contropiede o sui calci piazzati riuscire a far gol e vincere le partite. Voglio dire, è una possibilità, è una tattica. Magari il calcio moderno è un po' più aggressivo e forse difendersi paga poche volte, però in questo contesto penso che con una squadra così forte non ha problemi, lo sto dimostrando anche sul campo. Io devo dire, non lo conoscevo molto bene, però così dal punto di vista personale, ha fatto un intervento in una riunione, penso
poco tempo fa, alla quale forse eravamo presenti pure tutti, mi sembra il calendario presentato da Telemolise se non sbaglio, ha fatto un intervento che mi è piaciuto molto dal punto di vista umano, cioè di qualità, di spessore, ha fatto un intervento che mi ha un po' colpito perché mi aspettavo un'altra personalità, un'altra figura. Quindi significa che se ottiene dei risultati è perché comunque ci sta dietro anche della sostanza, della qualità. È un grande motivatore, sì. Bisogna dare atto. È veramente questo un grande insomma, poi ecco, oggi ho sentito le interviste che rilasciava a fine partita. E qui non ci dobbiamo deconcentrare, che dobbiamo giocare, non so, va, dove si gioca, a Montabile. No, per la Coppa, per il campionato di domenica. Quindi praticamente non perde mai di vista l'obiettivo più vicino. Ai piedi per terra. È vero? Sì, ha molto i piedi per terra. È importante questo, perché insomma fare il coach nella pallacanestro, l'allenatore nel calcio, sembra solo facile stando seduti in poltrona. Assolutamente no, perché poi bisogna prendere delle decisioni in un attimo. Io posso garantire che... Tu ancora più velocemente, però le puoi pure cambiare più velocemente. Sì, noi abbiamo la possibilità di cambiare di più, però io credo che io lo faccio in maniera abbastanza seria, anche se non lo faccio da professionista. Domani spero che possa arrivare pure qualcosa di più importante, perché onestamente la passione c'è, lo studio c'è, quindi alla fine non mi dispiacerebbe. Però è normale che un allenatore, posso garantire, perché io ho vissuto con allenatori facendo l'assistente, vive giornalmente per preparare le partite, davanti a una televisione, a studiare gli avversari, a vedere ogni minimo particolare, perché le partite si vincono anche per i particolari. Perché poi... si dice sempre che il mestiere di tutti, il più facile, è quello dell'allenatore, perché tanto quello che fai ci sono il pubblico, sono tutti allenatori, sono tutti più bravi di tutti. Quindi è un mestiere, posso garantire che nulla non è facile, non è facile. Farina può anche avere una squadra forte, ma non è detto che avere la squadra forte si vince se si ha un allenatore bravo, e credo che la dimostrazione del Campobasso sia questa. È una risposta molto, molto, molto interessante, perché va un po' a infrangere, Franco, i luoghi comuni, è vero? No, ma io pure sono convinto che il ruolo dell'allenatore o del coach nel basket sia assolutamente non marginale, ma assolutamente no. Direi che Farina meriti proprio di rimanere, insomma, senza interferire nelle scelte della dirigenza, ma credo che meriti proprio. Davide Morrone, lei lo conosce il sindaco di Campobasso? Lo conosco di vista. Di vista? Sì. Sa pure come si chiama? Big Gino. Big di nome, Gino di cognome. È un simpaticone. Ha fatto bene il sindaco, meno bene il sindaco, mo lo vedremo fra poco che ci saranno le elezioni. Però è una persona sicuramente simpatica, vero Carmelo? Assolutamente. Sì. Simpaticissima. E pensate, noi siamo andati a riprendere quest'altra clip in cui Big Gino è stato intervistato, imitato da un anonimo che non si è voluto far inquadrare. Ah, ma io mi sembra di aver capito chi è, però. Non si è voluto far inquadrare. Lei che lo conosce meno di noi, che siamo campobassani di origine oppure di adozione, vediamo un po' come si è gradito o se gradirà questa clip. C'era tanta di quella neve quando è stato realizzato questo, appena dopo la nevicata di due inverni fa. Vediamolo un po', è simpaticissimo. Tutto chiuso, ho deciso di chiudere tutto, perché non ci capivo più niente, e allora ho deciso che tutti quanti dovessero stare a caldo, perché è una situazione, come vedete, insostenibile. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Sono arrivato e non ce la facevo più. Anch'io, andando al comune, sono scivolato e mi hanno dovuto raccogliere gli assessori di peso. E allora ho deciso, chiudiamo tutto. Non è possibile andare avanti così, con tutta questa neve che ci circonda. Signor Di Bartolomeo, che cosa vorrà ancora fare per pulire Campobasso da questa neve? E che devo fare più? Sto facendo tutto, tutto il possibile e l'immaginabile. Io non ce la faccio più, sono sfiduciato e non potevo non chiudere le scuole, perché ogni volta che le chiudevo, poi il giorno dopo devo fare un'altra ordinanza, e allora ho deciso, chiudo tutto, chiudo le scuole,
e le chiudo, se è possibile, se non mi dicono niente, le chiudo fino a sabato. Un appello ai cittadini per questa neve? Stendeva la casa, statevi a casa, appicciatevi un scaldino e state belle col culo a caldo. Grazie sindaco di Bartolomeo, adesso noi finiamo qui e andiamo ai prossimi aggiornamenti per l'ultima ora, arrivederci. Beh, insomma, che voto diamo a questo imitatore? È un fenomeno. Anche grazie, perché grazie. È stato bravissimo a saperlo imitare, grazie. Ma pure a fare la gag. Sì, è stato bravissimo, fenomeno. Stendeva la casa, il milanese autentico. È vero? Ma poi anche l'affanno, ha detto che era caduto. L'affanno proprio è il motivo conduttore, sì, che proprio lo ha accompagnato. Questo è stato veramente bellissimo. Io ringrazio sempre Antonio Campa, perché è lui che va alla ricerca. Ma non si riesce a stanarlo, insomma. No, ma insomma, anche perché non ha importanza se lui non ci ha tenuto a venire in prima visione. Possono sempre premiare il bambino che intervista. A lui il bambino era sì, perché era un po' emozionato di suo, ma poi rideva perché evidentemente già l'aveva sentita questa intervista, quando pensando un po' a che cosa sarebbe successo subito dopo. Va bene, allora manca ancora qualche minuto alla conclusione della prima parte. Allora Carmelo, che cosa ti è piaciuto di più di quella giornata dello sport? Che cosa pensi che sia riuscita meglio? Ma sono stati tre step, secondo me tutte e tre importanti. Il primo, l'incontro con le scuole, alcuni campioni molisani che forse sono poco conosciuti nel nostro Molise, ma che sono ambasciatori invece fuori dal nostro territorio. Mi riferisco a Lalli, che poi ha vinto lo sportivo dell'anno, la stessa Centracchio, Emanuele, il nostro ragazzo di Campobasso, il Petrarca, insomma tutti dei ragazzi che sono affermati nel mondo dello sport e hanno portato il loro messaggio positivo all'interno della scuola, ai ragazzi, ai nostri ragazzi che dovranno crescere anche attraverso lo sport. E quindi questo è stato un evento partecipato, molto bello, è lo stesso quello del pomeriggio, quello del congresso, con, come dicevo poc'anzi, con personaggi di spessore che hanno qualificato l'evento stesso. E poi alla fine quello delle premiazioni, finalmente insomma, si dà attenzione anche a chi fa delle performance di tutto rilievo a livello nazionale e internazionale, là il campione europeo voglio dire, quindi abbiamo dei campioni sì, ma di la razza. Regione per esempio lo aiuta un po' all'Alli che è, insomma, è il nostro portabandiere. L'Alli però è finanziere. Dire, no, finanziere appunto, è anche quello, il collegamento è netto, cioè nel senso milita con una società che non sta nel Molise, però ha raggiunto un risultato straordinario, voglio dire, quindi era giusto dare questo riconoscimento comunque a un nostro corregionale. Quindi intanto finalmente penso si dà riconoscimento al merito e questo è un punto fermo, un punto importante da dove partire, come dicevo prima, affinché poi ci possano essere le risorse necessarie per l'attività sportiva, per gli eventi sportivi, per l'impiantistica sportiva. Evidentemente nella prossima programmazione regionale questo dovrà succedere, anche perché se no non avrà senso la delega allo sport, voglio dire, quindi questo sei un ministro senza portafoglio. È evidente, prenderò poi delle decisioni, cioè nel senso ci deve essere la consapevolezza. Io penso che Paolo Frattura questa consapevolezza ce l'abbia. Ci deve essere di tutta l'amministrazione regionale, tutto il consiglio regionale, però anche e soprattutto di chi vive nel mondo dello sport e anche delle persone normali. Bisogna avere la consapevolezza che lo sport è determinante nella nostra società, non soltanto per la pratica sportiva, il che forse è una cosa importante perché come prevenzione, come costruzione del nostro benessere fisico e anche psicologico, però anche i risvolti sociali e anche economici, perché con gli eventi sportivi, ecco magari un esempio perché se non si riesce a capire, la Tappina Altilia fa arrivare 1000 atleti nella nostra regione e significa che questi 1000 atleti vanno nei nostri alberghi, nei nostri ristoranti, nei nostri locali commerciali, visitano la nostra regione e sono poi ambasciatori successivamente fuori dal nostro Molise, quindi ha una ricaduta positiva, va bene, dire. Va bene, grazie. Senta Davide, allora noi adesso abbiamo il vertice della società calcistica Olimpia Riccia, se non vado sbagliando.
Ma vogliamo citare anche i nomi di qualche altro amico che sostiene un po' questa iniziativa? Sì, noi che non è solo goliardica, alla fine insomma bisogna, ogni tanto bisogna mettersi pure le mani in tasca, o no? Ecco. Noi siamo nati innanzitutto dalla fusione che abbiamo fatto a giugno con l'altra società di Riccia, che era la Scuola Calcio Sabatella Riccia. Quindi siete riusciti però lì, a sì. differenza di Campobasso col basket, no, no, siamo che riusciti... ci stanno due squadre e non si riescono a mettere d'accordo mai, teste dure. No, va siamo... bene, andiamo avanti. Poi c'è il vicepresidente che è Donato Tronco, un altro che ci dà una grossa mano. Donato, è stato alunno mio, Donato. Sia con la Scuola Calcio che con la squadra, con la promozione praticamente. Poi ci sta l'autolinea Moffa di Moffa Sandro e con i fratelli Moffa Donato e Rosario. Poi ci ha dato una grossa mano lo stesso la società cooperativa allevatori. Moffa chi è? Quello dei viaggi? Sì, la società cooperativa Sabatella, dove il presidente onorario della Sabatelli nostra... Sabatelli e mozzarelle. Sì, il presidente questo, onorario della... Questo se ne mangia le mozzarelle. Che il presidente onorario della nostra società è proprio un amministratore di questa società cooperativa, che è Mario Calavina. Poi ci hanno dato una grossa mano anche la Dolciaria Colle Molisano di Riccia. Insomma, ci avete parecchi amici. Sì, parecchi amici. Perché no. nei comuni, che a differenza dei capoluoghi, Franco, sì, c'è più aggregazione. Quel senso dell'appartenenza, assolutamente. La squadra è proprio un simolo del paese, si avverte. Ma tutte le iniziative, perché penso a Riccia, che cosa fanno con la festa del Luma, perché qui noi dobbiamo andare sul sociale. Sì, sì. Quindi riescono a fare con la pensiamo, festa del Luma qualcosa di straordinario. Pensiamo ai presepi viventi, ad esempio, la mobilitazione che si riesce a fare in quelle occasioni. Sono tutte espressioni proprio di questo grande senso scusa, identitario. Ma Bartolomeo, il presepe vivente, tu come lo collocheresti? Vabbè. Che brutta domanda che ti ho fatto. Vabbè, potrebbe essere da un solo, bambino. No, uno dei tre maggi, da solo, riunire i tre maggi. O nella capanna. Nella capanna, No, ho detto niente. Io? Va bene, ma insomma, il presepe vivente, ognuno, ci sono vari personaggi, ognuno interpreta un ruolo. È sempre allegorico, nulla a che vedere. Poi, data la sua stazza, poteva essere un re maggio, perché poi il re maggio è avvolto da tuniche, drappi tutti dorati e tutti ricamati. Mario, e invece le agli come si reggono? Le agli si regolano praticamente con le iscrizioni. Che raccolgono, quindi vi autofinanziate, e qualche sponsor. Devo dire che ultimamente anche la Flogas con Marco Meo ci ha dato una mano. Una volta però avevate anche un vivaio un pochino più diciamo fertile, almeno perché riusciva poi a darvi anche degli introiti con le cessioni. Senza dubbio, noi abbiamo ricominciato una programmazione 2 anni fa, quando poi è scomparso Antonello Toti, quindi con l'avvento di Marco Meo e di Michele Tommasino si è riprogrammata. Chiedo scusa, ma si avverte al di là del lato umano la mancanza di Antonello? Senza dubbio, sia dal lato umano che dal lato... Beh, umano è tutto un altro discorso, e anche dal lato dubbio. Organizzativo, perché era una persona che era sempre presente lì sul campo, quindi praticamente lui... era quello che tracciava le linee societarie. Adesso è rimasto il suo cane ancora in vita? Sì. È un pastore tedesco, un pastore se non tedesco, sbaglio. Sì. Ma vogliamo citare anche un personaggio che sicuramente è in sedicesimo, ma che vi tiene così bene lo spogliatoio e il campo, è Gino Albertosi. Gino Albertosi, sì. Perché quello è un rigoroso, sembra un maresciallo. È un'istituzione, sì. È vero? Sì. Perfetto. Io sono venuto qualche volta lì di far rigare, e se qualcuno sporca sono varrate. Sì, come l'Antonio Barbone del vecchio. Queste sono figure, voi ce l'avete una figura, un custode proprio pignolo? Con la bacchetta del maestro che più fa... o meno è come a Gino. Io Gino ci ho avuto modo di avere pure qualche battibecco quando abbiamo giocato con le Agri. Il nostro custode è simile a Gino, però è molto più grande. Ma Gino manco scherza, quindi il vostro è proprio un colosso. Lo chiamiamo Rambo, veramente. Lo chiamate Rambo, va bene. Allora, prima fase, adesso un breve stacco pubblicitario, poi ritorniamo. Abbiamo un sacco di clip veramente meravigliosa. Ecco, Giro di Bartolomeo abbiamo finito, poi la prossima volta magari ne troveremo un'altra, ma questa volta non ce le bruciamo tutte. Via con lo stacco pubblicitario. Allora, seconda parte, amici, rieccoci. Allora, nella prima abbiamo visto una serie di cose
e anche simpaticucce. Ecco, forse la più votata è stata la imitazione del sindaco di Campobasso, Gino Di Bartolomeo. Allora, torniamo qui con noi. Ah, vi volevo ricordare una cosa. Colgo l'opportunità di ricordare che oggi a Trivento, dove si è giocata la finale tra Campobasso e Fornelli praticamente, c'è stata una benevola, simpatica e affettuosa accoglienza da parte degli amministratori e della gente di Trivento. L'assessore Santorelli al comune di Trivento è stato particolarmente gentile, si è adoperato per dare anche un rinfresco, dei dolcetti e una bibita tra i due tempi al pubblico questa volta e non soltanto ad un gruppo dirigenziale. Quindi noi ci complimentiamo per questo atto di gentilezza che è sicuramente a onore di Trivento, dell'amministrazione, della gente triventina, ma dovrebbe essere un pochino così da tutte le parti, perché insomma... Era abitudine negli ultimi 4 anni della gestione Falcione che a fine partita c'era un rinfresco, sia per i locali che per la squadra ospite. Sempre a Trivento. Sempre a Trivento. Quindi gli scrocconi dovevano arrivare fino a Trivento. Ogni fine partita c'era da parte di 3 o 4 persone di Trivento che preparavano questo rinfresco. Falcione è una brava persona, ha avuto tante idee, ma insomma nella gestione Falcione qualche idea ebbe pure Franco Mancini. Come no, con il di padre. Di lontana memoria. Come no. Parliamo di un'altra. Ma hanno fatto venire a me, ma fatto venire a me, Franco. Franco il papà, di lontana memoria. Un'altra epoca. Tu lanciasti quella simpatica iniziativa della Bulba, raccolta dei tifosi un po' di qua e un po' di là. Vedo che la citi sempre, mi fa molto piacere, perché quello è la verità. È poi lancio pure Bronzetti, Ernesto Bronzetti e Simonelli. Alle prime anni. Mi ha fatto di strada Bronzetti. Mi ricordo quando lo svegliai la mattina per dirgli che con Livorno dovevamo spalare il campo, perché sennò ci avrebbero dato partita persa. Sì, scusami Franco, mi sa quale si dice. No, niente, dicevo di sì, Bronzetti tra l'altro ormai è veramente un big, credo che tu l'abbia sentito recentemente. Ernesto. Ecco, con Bronzetti, caro amico Carmelo, Franco ne è buon testimone, insomma abbiamo fatto squadra insieme, ecco, grazie a Bronzetti ho conosciuto i più grossi personaggi del calcio italiano. Allora, c'è da dire, però avevamo abitudini completamente diverse. All'epoca non c'erano manco i telefonini, quindi dovevamo usare quelli a cavo. Allora, io sono stato sempre abituato ad andare a dormire presto e a svegliarmi altrettanto presto. Ernesto, invece, era abituato ad addormentarsi tardi e a svegliarsi tardissimo. Quindi, allora, capitava che io lo chiamassi la mattina alle 8 e per lui era notte fonda e lui qualche volta mi ha chiamato anche dopo la mezzanotte, una volta assieme a Sciarretta, come si chiama di nome? Massimo per comunicarmi che avevano preso un giocatore che poi non è mai arrivato, si chiamava Cappotti, avevano preso un centravanti. Io stavo tutto assonnato, tenevo il telefono sulla testiera del letto, no? Lo presi così stordito nella notte, pronto? Gennà, ma che fai, dormi? E che a quest'ora che si fa? Abbiamo preso Cappotti! Ha detto, ma mo fa caldo, era bene testivo, Cappotti mi pigliato il fesso. E allora intervenne Sciarretta e disse, Gennà, Cappotti, il centravanti del Mantova! Poi non abbiamo mai preso. Insomma, per dire insomma, come funzionavano le cose. E insomma, Ernesto poi è diventato un personaggio. Comunque, già allora aveva una capacità di relazione straordinaria, veramente. Al Gallia era già un big, pur rappresentando una squadra di C1, si sapeva muovere in maniera straordinaria. E c'è da dire, e lo dico per coloro i quali si volessero affacciare in questo mondo dorato, ma sicuramente più difficile di quanto sembri dall'esterno, che Bronzetti, caro Carmelo, non riusciva a colpire neanche quella parete col pallone. Era proprio una schiaffa. Io lo conobbi, è stato il primo direttore. Era proprio una schiaffa a giocare al calcio. Anche fisicamente, insomma, non era proprio ai tanti. Adesso è inguardabile. Anche prima, non è che... Era una persona, insomma, così normale. E io difatti, lui teneva una bella divisa dell'Adidas,
con la tuta tutta carina e compagnia bella. Andammo in ritiro assieme alle scarpette, poi la lasciò nella mia macchina e non ce l'ho più restituita. Detto, che ce ne fa? Io almeno qualche volta per fare il bullo per Campobasso me la metto. Tu, ancora ce l'ho conservata perché era bellissima, le prime divise, vi ricordate? Prima sì, sì. Le tute erano larghe, abbondanti, grigie, Carmelo, sì. Poi sono arrivate queste da fichetti, tutte quante strisce, con la zip frontale, con la scritta, insomma, era tutta un'altra storia. Ho detto, tu che ce devi fare? Infatti. No, ma la devi restituire. E poi un'altra cosa voglio dire, pure stavamo... Forse c'era pure Franco in quel ritiro da Badia San Salvatore, sì, 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 e c'era stato. Mauro Benvenuto allenatore. Sì. Andammo con Michele Libertucci, che era allora assessore comunale a Campobasso, una persona speciale. Libertucci è uno di quelli che non dovrà mai morire perché è troppo simpatico, ha dato troppo alla nostra città da un punto di vista umano. E allora lui aveva giocato un po' in porta al torneo degli uffici, tutto qui, non è che avesse fatto chissà che cosa. E Mauro Benvenuto era stato un centravanti dell'Arezzo con una bomba di destro che non ti... A fine allenamento Michele Libertucci si fece dare i guanti da Ciappi. Ha detto, mister, mo mi metto in porta io in Ciappi. No, non era Ciappi quell'anno, ancora non c'era Ciappi. Adesso non ricordo chi fosse il portiere titolare. Fantini. Forse c'era Fantini. Sì. Si mise in porta Libertucci. Arrivò Mauro Benvenuto e iniziò a tirare certe sardelle che Libertucci ha avuto il polso slogato per 15 giorni. I calli alla mano. Una cosa simpaticissima, sono delle cose che veramente si ricordano a distanza di anni. Allora vogliamo vedere un po' la vittoria dell'Agnone in mezzo alla nebbia. Quest'Agnone è riuscito un po' a modellarsi il clima. L'altra sera ha fatto Sacchi fece... scendere la nebbia a Belgrado. Allora vedete un po', ecco qui l'Agnone che attacca, ecco qui, siamo all'inizio di partita con una parata non proprio esaltante da parte del portiere, ecco qui ancora una buona giocata da quello che riusciamo a vedere. È bello questa azione. No, perché si è portato il pallone fuori. Peccato, è una bella azione, è andato a giocare. Bella azione lì. L'aveva fatto. Chi è bravo? Fino a Capracotta, quello non si poteva giocare fino a Capracotta. Allora qui siamo sempre il primo tempo. Ecco, si fanno vedere. No, questo è il secondo tempo, anche gli ospiti, mamma mia! Guardate un po' il calcio. Il calcio com'è? Gol mancato e poi gol subito. Allora riusciamo a vedere qualcosa, perché insomma io l'ho vista un po' in diretta. Questo è il gol. E questo è il gol vittoria. Nel frattempo non abbiamo tenuto conto di un'espulsione, perché quelli già giocavano in 10, gli ospiti hanno giocato in 10. Qui c'è il gol di Ricamato che praticamente ha deciso l'esito del confronto, che può essere veramente decisivo. E qui siamo nel finale e c'è la seconda espulsione. Un po' vigliacco proprio, poi pure sotto la zona dove ci sono gli spettatori, insomma, ha fatto anche inviperire. Comunque mi fa piacere che l'Agnone abbia vinto. Io faccio gli auguri agli altomolisani. Che mamma mia, questo no, è il settimo anno che partecipano con esiti sicuramente lusinghieri al campionato di Serie D, che non è poco per un comune di altura, dove effettivamente le risorse non sono molte. Bisogna ringraziare sostanzialmente Rocco Sabelli, che è stato un po' la cinghia di trasmissione, insomma. Franco, sei d'accordo? Cioè, e poi anche le capacità proprio manageriali di Maurizio Sabelli, ma è una società sana, solida, coesa, con grande senso pragmatico. È veramente una bella cosa. Laddove effettivamente si vede che la città è vicina. Sì. E poi un'altra cosa, Gennaro, praticamente loro hanno un settore giovanile diretto dal professor Sica, che è un serbatoio per la prima squadra. Quindi loro sono partiti da lontano
e quindi loro hanno 6-7 giocatori in prima squadra, quindi anche quella è una peculiarità. Sì, è una cosa importante. Tu ce l'hai il settore giovanile invece del basket? Sì, 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 sì. Noi siamo partiti. Noi chi? Noi teniamo, allora, come società. Facci capire, io so il fatto, ma chi è a casa non lo sa. Allora, come cestistica Campobasso, noi ci occupiamo solo esclusivamente del settore giovanile, per poi dare alla NBC, che è la squadra dove Franco mi è molto vicino, anzi è presidente, quindi sicuramente ha sposato anche questo progetto, perché poi alla fine quest'anno abbiamo deciso di buttare proprio molti ragazzini in campo. Noi teniamo la bellezza in C2, dove è un campionato importante, perché ci sono anche stranieri che non possono giocare in categorie tra la Serie B e la Serie C e la Serie A. E noi teniamo 7 ragazzini di 15 anni, quindi devo dire che abbiamo con Franco. Sono belli alti questi ragazzi o no? Alti no, però hanno carattere, hanno carattere, hanno voglia, è un gruppo che sta lavorando tanto, e la scommessa è quella di soffrire un po' quest'anno per raccogliere i frutti a brevissimo. Quindi noi abbiamo come settore giovanile circa 130-140 ragazzi che coprono un po' tutte le fasce di età. Noi abbiamo i più piccoli, fino a 13 anni si allenano al Parco San Giovanni, dove c'è quella bella struttura del quartiere San Giovanni, che ringrazio perché veramente ci ha dato la possibilità di ritagliare molte ore, perché noi, insomma, essendo tanti, avevamo problematiche di allenamenti. E poi il resto a Vazzieri, con quelli un po' più grandi, dove facciamo anche il campionato. Quindi noi abbiamo deciso di scommettere molto sul settore giovanile, di lavorare sul settore giovanile. Siamo partiti 4 anni fa che avevamo circa una ventina di ragazzi, adesso i numeri sono aumentati con tutti gli istruttori qualificati. Ritengo che a breve sarà sicuramente una vittoria, perché prima o poi usciranno dei ragazzi, come è uscito Gian Giacomo. Noi abbiamo Gian Giacomo De Vincenzo, che gioca titolare in Serie B a Lanciano, e che ha avuto la gioia di essere chiamato in nazionale, quindi quello è il l'obiettivo. Vostro obiettivo. Sì. Mentre a Riccia avete un bel impianto, mi sembra. Impianto per il calcio. Abbiamo pure un palazzetto dello sport molto, molto grande. Un po' freddo. Però. Avete il palazzetto? Un po' freddo. Sì, sì, una bella struttura. Bene, l'avete realizzato da poco o non? Il palazzetto è stato realizzato, se non sbaglio, nel 2001, però è un po' della provincia, un po' del comune di Riccia. Mentre l'impianto di calcio è stato ultimato nel 2011, 2 anni fa. Col sindaco attuale. Questa è una diavoletta, questa signora, è vero? Si dà da fare. È un'ottima amministratrice, veramente. Fatto... Io la conosco da un punto di vista dialettico e ha fatto tanto, piacevolissimo ascoltarla. Ha fatto tanto per la nostra comunità. Da un punto di vista operativo. Sì, sì. Va bene. Allora adesso vediamoci una cosa. Carmelo, prima abbiamo mandato il successo di Di Pietro. Sì. Ecco, per esempio, il disco Zappa, tu lo conosci? Il disco Zappa. Zappa, voce del verbo zappare, sì, o no. Zappare, dovrebbe essere in italiano. Non, ma noi campuasciani diciamo Zappa, eppure a Riccia dicono Zappa. Ormai pure io dico Zappa. Diciamo Zappa. No, non lo conosco, se me lo fai vedere. Lo vogliamo seguire. Assolutamente. Guarda che carinissimo. Guardiamo il disco Zappa. Dalla chiesa, ovviamente, come in tutto. Direttamente dalla spiaggia di Rio Vivo, la Seleção di Molise in Azione presenta il dance floor più trend del momento, il disco Coteca di Molise in Azione. Il nuovo singolo si chiama Il Disco Zappa. A, E, I, O, U, Y, A, E.
sa cirene maia, e se magna un fega de carezza, ma che bellezza, un sanguinac, ae, la saugic, ae, la sulfresar, ae, la godeca, ae, musi, la 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 musi, musi. Peppino la rotina. La rotina. Guardate che questa è di una rara intelligenza, perché mettere insieme, un po' assemblare tutte queste immagini, poi con questo Campobassano verace, insomma, che è quasi un po' scomparso, insomma, ecco. Noi solo Cambuascia è rimasto, vero? Sì. Perché, Carmè, pure tu dici Cambuascia, no? Cambuascia, sudate fritte. Ma ormai, ormai sono 38 anni, no, 79, quanti anni? Sono 35. Vabbè, insomma, quindi sei un gamboasciano. Penso proprio di sì. Ha assorbito bene il dialetto. Assolutamente sì. E a Riccia pure, insomma, avete tutta una storia carina, tutta una storia, una tradizione, vero? Sì, sì, come no. Come tutti i paesi del Molise, praticamente. C'hanno... Qual è il vostro paese rivale? No, noi rivali non ne abbiamo, noi siamo... Ah, voi siete proprio pacifisti, così, sì, eh? Sì,
Rivale calcistico pure, ci può pure stare, però rivali nel senso... Beh, insomma, noi per esempio Isernia non è che insomma tanto l'amiamo, diciamocelo onestamente, venendo abbondantemente ricambiati, ovviamente. un amore reciproco. Noi per anni abbiamo subito, noi campobassani mi riferisco, l'egemonia politica degli Isernini, ancor prima quella dei Termolesi, insomma... Adesso che abbiamo un presidente della regione Campobassano, insomma manco tanto contenti siamo, perché in fondo nella vita non si è mai soddisfatti. Insomma, qui non vogliamo parlare di politica, ma diciamo soltanto a livello così di ceppo. Perché tante volte abbiamo detto, proprio con te Carmelo, tu mi dicesti una volta, io scrissi un pezzo in editoriale, che dissi, qui ci lagniamo che a Campobasso non abbiamo mai la guida della regione, però quando andiamo a votare poi votiamo magari a uno che dirige, con tutto il rispetto, o degli altri paesi. Franco, ma ti ricordi quando facevi il giornalista? Io ho chiamato Mario, dottore, tuttora lo fa, No, ma tu facevi il giornalista, eri addirittura direttore di Molise Sport. Con Mario, ho chiamato Mario, ho detto, ma Franco Mancini è come Tonino Cereso. Secondo me si nasconde gli anni. Quando facevi il direttore, io ricordo che allenatore, perché collaboravo pure io con Molise Sport. Era De Petrillo. De Petrillo è venuto a Campobasso nel 1976. Sì. Oh, tu come facevi a fare il direttore se andavi ancora ai materni? Beh, veramente nel 79 ero amministratore del Campobasso, quindi ancora più scandaloso. Allora, vedi, Tonino Cereso, guarda che secondo me... ero amministratore, quando è venuto... Voglio dire anche agli amici di Ricci e a Carmelo, che ha trovato già aperto un varco notevole anche a livello informativo, che a quell'epoca... insomma, a livello di informazione eravamo poveri, bisognava aspettare il mercoledì pomeriggio che uscisse Molise Sport per avere un po' il resoconto sportivo di tutta la regione. Però in quel periodo, Gennaro, c'era veramente un fermento giornalistico. CB Gol, Tiro Rete, praticamente è stato un periodo a livello giornalistico molto importante, quindi praticamente lì era lo zoccolo duro del giornalismo di oggi, diciamo che è nato allora, con tutti. Franco, con te, questo non volevo Franco, dire che non lo sei ancora, oggi sei editorialista, vedi, io ti volevo chiamare per nome, tu sei l'editorialista del quotidiano del Molise, oltre ai giornali. È iniziato con il grande Liberato De Filippis, che ben ricordo, il Liberato. Sì, Liberato è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto. Argutissimo, sì. E siccome era inaffidabile, perché nel senso che gli bastava una luna un poco storta, all'improvviso non si presentava, non faceva il giornale e compagnia bella. Era umorale. Con me, io e lui abbiamo fondato CB Gol, è stato tutto l'anno preciso di una serietà esemplare, una professionalità esemplare. L'ho veramente a cuore la cosa. Poi se ne andò. E andò a fondare Tiro Rete con un altro Tonino Perrone, un'altra storia così. Sì. Noi parliamo un po' di preistoria, ma insomma è bene rispolverare per i cuori nostalgici. Ma era legato anche ai risultati del Campobasso, quindi erano momenti. Sì. Ma poi, per esempio, anche Tiro Rete non parlava soltanto di calcio, anche il basket, il volley. Liberato De Filippis veniva pure dal basket, quindi tu non l'hai conosciuto. Io sono arrivato Liberato veniva dal basket nell'84, quindi nell'84. Senta Davide, lei è giovane, ci avete qualche giornale locale a Riccia? No. Storicamente non adesso lo sappiamo. Non c'è stata mai un'iniziativa editoriale, forse perché non ricordo io, forse il comune, perché è piccolo, insomma, tutto sommato poi i giornali costano. Costano tanto, qui una alla volta stanno scomparendo un po' tutti, insomma sono tempi duri, anche perché gli amministratori, gli enti, ormai sono diventati tirchi, solo per loro si sono aumentati la paga, mentre per noi hanno tagliato tutto. Pensavo che Carmelo io non glielo dicessi questo fatto stasera. No, io sono aperto a qualsiasi discussione. No, ma nel modo più categorico, non voglio... Lì c'è anche un altro prodotto di importazione come Massimo Barometro, un altro prodotto. Era un simpatico, ma come sapeva giocare bene
sì, barometro, sì, sì, nel cortile di casa. Era straordinario. 20 metri. Lui, geniale, aveva bisogno di un pallone per sé, ma era un poeta. Sì, sì. Faceva quello che voleva col pallone. Peccato che non gli piacesse correre. Nemmeno adesso. Manco adesso. Ma insomma, adesso lo posso pure capire. Ma ogni tanto i giovedì facciamo la partitina, ma lui non corre mai. Ma mai, 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 veramente. Ci ho fatto le tornei di calcetto, veramente faceva tutto lui, noi dovevamo solo mettere la palla in gol. Insomma, tecnicamente. Poi era molto amico di Belotti, che era l'allenatore, e pur non facendolo giocare, perché poi il titolare divenne subito Maiellaro, rimasero amici, si volevano bene, rapporto, insomma lui me l'ha detto pure una sera qui in questo salotto, è arrivato Maiellaro che era più bravo di me e mi sono messo a giro. Senti Carmè, qual è stato l'allenatore che ti ricordi con più simpatia, oltre a Bruno Mazzia che hai premiato pure qualche giorno fa? Ma vabbè, Giorgi... No, lo so che tu mi vorresti dire Carlo Mazzone, no, non lo voglio sapere. No, no, Carlo Mazzone no. Non lo voglio sapere. No, Carlo Mazzone no, anche se ha avuto un'esperienza entusiasmante. Traumatica. Perché abbiamo vinto il campionato a Lecce, però poi il rapporto... Per colpa sua, perché probabilmente non so qual è stata la motivazione. Un allenatore che ricordo con molto affetto, vabbè, oltre a Mazzia e Pasinato, questo è evidente perché mi hanno inserito nel mondo del calcio. Timori. Ma Giorgi è colui che mi ha fatto esordire a 18 anni in modo inaspettato. Tu hai tenuto pure Gigi Simoni come allenatore? E no? Simoni, sì, Simoni stravedeva per me. Simoni è stato un grandissimo allenatore, ma... nei miei confronti a Empoli sì. Una bella persona, anche un altro bravo allenatore e un'altra brava persona, Ferrari che ha allenato l'Udinese di Zico, è stato, sì, il primo allenatore italiano ad andare all'estero, in Spagna in modo particolare. Non ricordo Ferrari. Grande intelligenza e devo dire con molta onestà che è stato l'allenatore che mi ha insegnato di più. Ferrari, sì. Era proprio un maestro di calcio, cioè io ho imparato tantissimo da lui, ma perché era proprio bravo, era preparato. L'esperienza grip non è stata molto positiva, diciamo la verità, anche se ci ha dato un'apertura mentale diversa, perché per la prima volta abbiamo conosciuto il calcio a zona, in poche parole, le prime applicazioni del calcio a zona abbiamo conosciuto con grip. Io personalmente ero ancora giovane, ma comunque tutto campo basso. Però sì, non è stato un momento. La zona che invece nel basket. Sì, sì. Ma infatti credo che dal calcio che calcio l'ha presa dal basket, sicuramente. Sicuramente hanno preso diversi. Un altro allenatore che ricordo con molto affetto e purtroppo è scomparso è Vitale. Anche qua a Campobasso, grande umanità, di grande esperienza, anche di grande capacità. È un altro allenatore che ricordo con grande affetto. Giorgi, l'ho detto perché mi ha fatto esordire, e poi Ferrari. Ecco. Senti, molti genitori per far giocare i propri figli danno dei soldi all'allenatore. Tu non hai che hai dato qualcosa pure tu a Giorgi? No, penso proprio di no. No, penso no, è così si usa adesso. No, ma infatti anche io sono rimasto, ecco, stavo utilizzando la stessa, sono rimasto basito, perché spesso chiedo, ma è vero quello che succede? È vero che è così? E molti confermano questa situazione qua, cioè di genitori che in qualche modo o sponsorizzano la squadra all'interno della quale gioca il figlio, oppure ecco, in qualche modo sponsorizzano. Franco Mancini mi pare che abbia dato 100.000 euro per far giocare il figlio. Sì, magari. Magari. Come prima tranche, non perdete coraggio. Che mo alla Pasqua ci sarà la seconda, vero? Scade per quella occasione. Sì, 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 scade allora. Va bene, insomma così, l'essenziale è che lo sappiamo. Il saldo alla promozione. Va bene, Franco. Guardate che non è vero nulla, stiamo scherzando, qualcuno vorrei, non è vero che ha dato i soldi, se no si fanno avanti il riccio lo vorrebbe, questo bonifico, è vero? Ci farebbe comodo. Ci farebbe un bel campionato di eccellenza. Comunque Gennaro, quello che dici tu nel mondo del calcio, Parpigliolo può... esiste ancora oggi. No, ma soprattutto che adesso, genitori no, esiste solo, anche solo oggi prima i genitori quando giocavamo noi non esistevano, no, proprio non c'entravano proprio, e la rovina sono i genitori, e la i rovina. Genitori si sono offerti pur di poter far giocare il figlio.
Vabbè, insomma così. Prima i genitori, come il mio amico il colonnello Nunziata, al massimo seguivo tutti gli allenamenti del figlio. Infatti, non ma se n'è perduto uno. E ricordo che Enzone protestava sempre, diceva al padre, tu non devi venire, hai capito, perché la gente così mi becca. È vero, è vero. Anche dovrebbe perché lui così. Era un chiacchierone più di me. E allora parlo con tutti e insomma, sa, è meglio che uno stia un pochino in disparte, si defini. Boiano perciò continua a giocare, perché alcuni genitori basta che sentano dire che il figlio gioca in Serie D lo mandano a giocare pure in squadra. Boiano dovrebbe scomparire calcisticamente, scomparire, sì, perché è stata la vergogna non solo di Boiano ma di tutto il Molise, quella di quest'anno ovviamente, sì, sì, vero, sta vero. Succedendo adesso perché ci mancherebbe, io sono un ex, quel poco che ho giocato nel Boiano, ho perduto pure la cuffia qua, che caspita è successo. Va bene, allora abbiamo rivisto il Campobasso, abbiamo rivisto bello la vittoria dell'Agnone, abbiamo visto una serie di cose, ma voi l'avete visto per esempio, e la domenica, Riccia la conoscete questa canzone, la domenica? Voi ce l'avete un vostro inno, no? No. E vi volete andare a fare? Piano piano. Questi lo hanno rimodellato, lo hanno rivisitato. Gino e Gino l'avevano fatto carinissimo. Ma questi amici di Molise Nazione hanno fatto di più. Lo hanno un po' rivisitato alla Campuasciana. Uh-huh. Lo vogliamo vedere un po'? Sì, sì. Cresciuta buscatona, da viene vista sotto taurina, non c'è manca gente in un bicchiere vina, a buffaccia la domenica non s'aspetta, la campata, la mannanza, la carretta, tutta sana dove me lì, se congetta vita moce pensa lì. Simpatici o no? Originale, sì, proprio. Insomma, questi sono piccoli tesori che noi non dovremmo disperdere. Secondo me, uno che dovrebbe un po' incentivarli, perché insomma andare un po' a vedere chi sono questi ragazzi che hanno questa bella intelligenza e la sprigionano in maniera qui goliardica, ma credo che si possa arrivare anche ai grandi palcoscenici, perché se noi andiamo a rivedere le gag, quelle trovate anche di Boncompagni Arbore, tutto come sommato, no? Quelli della notte, facendo le dovute proporzioni, non sono migliori e né o più originali di queste, da quello che,
che ho capito secondo il mio punto di vista. Franco, che dici? No, davvero, c'è grande genialità, grande spirito, ci sono delle belle intelligenze, delle belle realtà che devono essere aiutate ad emergere. Bene così, allora noi aspettiamo però l'inno del Ricci, eh? Sì. È vero? Prima Carmè, alla prossima edizione dello Sportivo, no, quello Sportivo lo facevo io, sì. Voi mi avete copiato, non mi avete detto manco grazie, vabbè, io pensavo che io adesso lo facevo passare così, è vero, lo facevo passare così, va bene, però sono stato orgoglioso perché alla fine... ci sono state tante persone, ma insomma questi qua sono stati bravi, allora vuol dire che quello funzionava prima, se adesso ancora continua. Quindi io ti ringrazio di aver pensato, forse inconsciamente, anche di mandare avanti quella cosa. Si potrebbe in qualche modo cercare di scovare un po' questi talenti un po' nascosti anche a livello musicale, perché sono tanto bravi, questi sono tanto bravi. Questi giovani molisani, non solo campobassani. Ma di dove sono? Cioè Molise Nazione? Sì, poi adesso vi farò ascoltare l'ultimo pezzo prima di andare via, che è diventato un po' la nostra bandiera, che è un assemblaggio musicale di giovani che vengono da Termoli, un po' da tutte le parti, quindi praticamente si sono ritrovati con Facebook, che Franco Mancini non sa manco cosa sia, perché lui questo pensa a fare le grandi cause, ad aumentare la consistenza bancaria e patrimoniale, penso ti devi un po' adeguare. Vabbè. A noi giovani ti vedo, allora ti trovo su Facebook. Ma la miseria, io ho mille amici, ma mille amici veri, non quelli che ti chiedono l'amicizia e tu non sai manco chi è perché ci mettono una faccia di un pirla qualsiasi. No, vabbè. Se Sabatelli viene con la sua bella faccia e mi chiede l'amicizia, siamo amici. Certo, ma voglio dire, siamo amici e mi piace leggere. È un modo per ricordare la tua bella faccia. Ti ringrazio, ma è bello anche leggere quello che scrivi, perché poi fai degli interventi piacevolissimi, quindi. Grazie Mimmo. Allora lui doveva offrire il caffè a lui, io lo offro a te. È un giro di caffè. Mario spesso mi precede al banco di Lupacchioli. Carmela ancora non mi offre un caffè. Te lo offro. Dopo tutte le cose si fa. Lo spunto, no, perché sia spilorcio. No, più tutto si può dire tranne che sia spilorcio. Ho voluto puntualizzare. Non mi offre un caffè per il copyright dello Sportivo. Ovviamente anche un cappuccino cornetto, così. Dai. No, io prendo un ginseng. Ah, già che tu sei in salutista. Piglio un ginseng, non piglio niente di che. Guardate, abbiamo mandato una serie di cosette veramente simpaticucce. Io personalmente ogni volta mi diverto. Pensate che io sto in video da quasi dalle 14, con un break perché oggi le partite si sono allungate e buttavo pure un occhio alla Serie A che tenevo alle mie spalle, quindi un po' guardavo il campo basso che volevo che segnasse e non mi desse la pena pure dei tempi supplementari, perché era come si chiama. Quindi, però mi sono divertito molto. Le trasmissioni, amici miei, sappiate che più che il conduttore le fa l'ospite, e se siamo andati avanti così bene, in maniera così sciolti si balla, e il merito è di questi cinque signori che mi hanno gratificato e mi stanno ancora gratificando della loro presenza, della loro simpatia e del loro saper fare. Carmelo poi mi piace pizzicarlo ogni tanto, capito? Perché io lo ricordo marmocchio e allora ancora lo guardo con l'aria del professore. Te lo puoi permettere. Devo dire una cosa, e penso che anche gli amici qui, è un nuovo modo di fare spettacolo e sport, veramente è originale, ti devo fare i complimenti. Perché che grazie. È una trasmissione così sobria, poi si parla del presente, del passato, si programma anche qualche volta il futuro, è veramente una cosa simpatica. Sperando che sia migliore, no. Che possa essere migliore, sì. Di come stanno le cose allo stato attuale. Allora, vi avevo promesso che prima di arrivare in conclusione avremmo avuto un'altra clip simpaticissima, fatta sempre da questo gruppo di Molise Nazione, che è veramente campione anche di amicizia di Facebook, perché ovviamente questi meritano la considerazione e l'amicizia di tutto il Molise. Questa canzone noi l'abbiamo mandata più di una volta, Franco, carinissima,
è il pezzo da cui si parte, è un po' più famoso di Una Domenica a Campobasso perché è un successo internazionale. We Are The World. E questi lo hanno modellato con We Are The World alla Molisana. Allora conosco, sì. Ma Ilaria Bucci è stata... Sì, è stata, no, questa ragazza che è stata... Scassetta. Ci sono veramente... Hanno fatto un pezzo straordinario. Bellissimo. Tant'è che volevo proprio portarli, però no. Avresti fatto uno scoop. Ma non l'ho fatto, è uscito avresti una fatto settimana prima. Bello. Infatti avresti c'era Ilaria, l'avrei fatto. Avresti fatto uno scoop perché sono bravi. Ci ho pensato, ma non c'è stato il tempo. Perché è molto intelligente. Voi ce l'avete un sito vostro. Tutti. Diventiamo amici pure noi. Sì, abbiamo sia la pagina Facebook Olimpia Riccia che il sito www. Allora diventiamo amici. Con come tutti no? I club. Ma non lo curo io, non lo so chi ci va. E va bene, poi vi chiederò io l'amicizia, io non la chiedo a nessuno, non per supponenza, perché insomma mi risulta più facile dire sì o no che andarla a cercare perché c'è un altro percorso da fare. Ma prima o poi vi prometto che faccio entrare fra gli amici di Facebook anche il mio amico Franco Mancini. Promesso. Eccolo qua. Facciamo il club dei bacchettoni a una parte, quindi così noi così ci spingiamo assieme ai giovani. Questo è nato a livello universitario. Io e te l'università l'abbiamo fatta qualche anno fa. È vero. E allora, ecco qui, insomma, noi ci pigliano insomma, per Matusi, bacchettoni e compagnia bella, insomma, solo per questo. Allora, vogliamo sentire, tu la sentire, però è gradevolissima. Sì, noi l'abbiamo mandata già tre o quattro volte molto. Ogni volta... Io proprio mi sbellico dal ridere e credo, siccome me l'hanno chiesta più di una volta, allora rimandiamola, via, perché è piacevolissima. Comes a time when we feel the freedom wall, when the shroud must come. We have a basket of just time to change, so let's get fishing. There's a drum in Mena, no more can be vacuum. It's a bag of feather died eternally. Il tormentone veramente è alto ingegno musicale, anche perché noi abbiamo avuto ospite Pietro Mignogna in studio una sera e ci ha spiegato che insomma è nato in maniera così occasionale, con un tatam, tantam, praticamente non è che l'hanno concertato un altro, si sono riuniti e poi lui ha fatto le basi e tutto il resto e ne è venuto fuori questo pezzo veramente simpaticissimo. Allora adesso, prima di salutarci e di mandare l'ultimo servizio e poi ce ne possiamo andare, volevo vedere se la regia ce l'ha pronta, perlomeno la classifica della Serie D dopo il successo dell'Agnone. Guardate un po', l'Agnone è salito a 26 punti guardando la seconda parte. È fuori dai play-out. E quindi, è fuori? Sì. No. Sarebbe salvo oggi? Sì, no, perché no. Le ultime due retrocedono. Una, due, tre, quattro. È l'ultima dei play-out. E ancora ci sta, anche perché sta a pari punti col Fano. Sì. Ecco, dall'altra parte il Termoli però non è che se la stia passando bene, perché il Matelica, e chi lo conosceva sto benedetto Matelica, sta facendo uno splendido campionato alle spalle dell'Ancona. È vero, insomma, ma l'Ancona effettivamente è una squadra... molto più forte delle altre. Quando abbiamo fatto anche la Serie A. La Serie A, certo. Lo ricordo. Penso che sia l'anno buono, sono 2-3 anni che ci sta provando l'Ancona. Ma l'Ancona ha avuto tante traversie poi, insomma, il Campobasso ha fatto tanto, poi si è calato. È vero? Sono nato io.
Dico no, Ancona comunque è una città importante, grande, insomma, di grande tradizione, ha fatto anche la Serie A, voglio dire. Poi fa due salti con una volta solo, perché l'anno prossimo la Lega Pro è unica, quindi sì, bravo. Si passa in C1 direttamente. Sì, sì, bravo. Ah, questi vanno direttamente in C1? Sì, ha fatto una giusta fama. Ma l'Ancona se lo merita, non per simpatia, per Mimmo, ma è la verità, insomma, qua bisogna rappresentare pure le minoranze, come si dice in politica, però in effetti... Si è capito che chi ha più polvere spara. Ma speriamo che non fa la fine della San Benedettese, che l'anno scorso ha vinto il campionato e poi non si è iscritto. Ha giocato il Terme, peccato, perché il Terme ci poteva andare, quindi poi si è ritirata e non si è iscritta alla San Benedettese. Sentite, prima di andare via, io voglio sentire che cosa la vicenda della Nocerino, l'hai seguita? Sì, sì. È stata radiata per colpa dei propri tifosi, quindi che è causa del suo male pianga se stesso. Quindi, ma non solo i tifosi, hanno fatto un cinema, pure. Carmelo, ma io penso che il presidente è una questione diversa rispetto alla redazione che ha avuto in Lega, quindi là sono due cose che vanno... No, ma diciamo proprio per la vicenda di Salerno. Di Salerno, quindi perciò la causa sono stati i tifosi adesso non possono dire niente se la squadra è stata radiata. Lì hanno fatto veramente una cosa bruttissima, lo sport è stato calpestato. Infatti lì ci sarebbe da discutere sulla squalifica ai giocatori, anche all'allenatore. Cioè quando è provata, mo ci vuole la coazione, la violenza, sono... Quindi loro hanno subito sono un forme anche di esimenti. Tu sei stato ispettore calcio. Della Lega Calcio, certe cose andavano come dire prevenute, però qui dire prevale l'avvocato. Sì, no, purtroppo sì. È chiaramente una situazione accertata di grande violenza psicologica e fisica. Direi che la tifoseria se l'è meritata tutto. Però c'è il discorso, quello famoso della responsabilità oggettiva, che nel mondo del calcio è sempre in discussione, quindi indirettamente pagano. Però sono d'accordo con Franco, forse questi giocatori che hanno fatto pessimo film, sicuramente puniti, però mi sembra troppo forte la pena, perché lì mi pare che sia stato un anno tre anni allenatore, dirigente, cioè non sono stati tutelati da nessuno praticamente, né dalla Lega che l'ha squalificato, né dai tifosi che non l'ha fatto andare a giocare. Va bene, insomma, è una brutta vicenda, anche perché noi però la Nocerina ce la ricordiamo come avversario spigoloso. Paganese soprattutto. La Nocerina, noi quando siamo andati in B, caro Carmelo, e tu lo ricorderai, e gli altri, tutti i nostri telespettatori, fummo favoriti dal fatto che la Nocerina ebbe una partita persa proprio per colpa dei tifosi. Sì. Mi pare col Campania una cosa di queste accadde, e quindi tra quel punticino che tolsero alla Nocerina, tra l'altro fecero le barricate, non so se sicuramente ricorderai, no? Cioè bloccarono le strade, mi dicendo io dopo il campionato, subito dopo il campionato volevo andare a casa. Calabria, non ci sono andate perché dice ci aspettavano da tutte le parti, il passaporto non potevi rientrare. Genialità, allora ti racconto questa chicca, ti ricordi? Ricordi Nocerina Campobasso, gol di Nicolucci all'andata, avevamo vinto qui e c'erano stati incidenti. Nessuno seguì la squadra in trasferta perché erano preannunciati appunto incidenti. Eravamo solo noi dirigenti, c'erano i Fasolino e venne lo storico allenatore presidente del San Giovanni Galdo, oltre che mio cugino Giovanni Noverdù, conosciuto da tutti. Allora alla fine vinsero per 1-0 a Nocera e andavano cercando disperatamente dei tifosi del Campobasso con cui scontrarsi e non trovavano nessuno. Ci voleva Donna. Allora all'uscita nell'antistadio c'era solo la nostra macchina e tifosi della Nocerina che, vedendo delle facce sconosciute, ci si avvicinano cercando appunto lo scontro. Allora si avvicina uno di questi in napoletano verso Giovanni Verdone e fa guaglio, che ore sono? E lui ebbe la prontezza di dire non saccio. E quindi ha pareggiato immediatamente con hanno preso per buona questa risposta. Va bene, grazie Franco Mangini, grazie Mario Bavolo, all'ottimo amico Mimmo Sabatelli, al distinto
consigliere regionale Carmelo Parpiglia e al presidente del Riccia Davide Morrone e a tutti gli amici di Riccia. Allora, noi adesso lo lanciamo, ma noi dopo, appena lanciato, ce ne possiamo andare. Ci abbiamo un servizio del settore giovanile. Ieri si è giocata una partita simpatica. Che... Non ce l'abbiamo? Allora non si è giocata. Va bene, allora me l'avevano data in scaletta, ma evidentemente c'è stato qualche disguido. Quindi finisce qui. Grazie ancora. Aumenta sempre di più il numero degli ascoltatori, grazie, 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 ma soprattutto ai miei ospiti che ogni settimana mi onorano e mi fanno crescere l'audience. Buona serata. Inima, ratto.